Io qui ho già fatto la valutazione e anche la lista di cambi. È un lavoro abbastanza facile da gestire. Abbiamo il cofano anteriore che è da cambiare, il fanale anche, è tutto spaccato, e anche la griglia centrale del paraurti, questa qui. Invece andremo a salvare il paraurti e il parafango anteriore sinistro. E fin qua direi che ci siamo. Qui la differenza la fa la calandra. Io penso che tutti i miei colleghi sono d'accordo con me che il cofano e la griglia e il fanale sono da cambiare, ovvio che sono da cambiare. Però io vorrei anche riparare questa calandra qui. Vi faccio vedere che cos'è la calandra. Questa qui è la calandra, questa qua, guarda. Lì dove stanno i radiatori. La calandra tiene insieme praticamente tutto, tutta la musata, anche il cofano perché ha la cerniera, va messa sulla calandra, la loggia dei fanali, la parte alta del paraurti, la parte alta del paraurti appoggia qui, sulla calandra. La calandra la devi mettere a posto, non è che, vabbè dai, non si vede, non la mettiamo a posto, no, la devi mettere a posto. Cambiare una calandra ti vogliono i soldi, tanti soldi, perché c'è un sacco di manodopera, perché comunque devi smontare tutto, tutti i radiatori, quindi fa la differenza. Però se noi riuscissimo a ripararla, perché il danno è questo, non è molto facile, vi dico la verità, vedi? E questo è un danno dove tu devi andare a cambiare la calandra. Se io riuscissi a fare questa riparazione qui, il cliente si risparmia 600-700 euro. Difficile perché? Perché questa qui non è plastica, è una resina, una sorta di resina, resina plasticosa, plastica resinata, chiamatela come volete. Quindi non si salda, sarebbe facile con MVM, gli calci due saldature e avresti già finito. La dobbiamo incollare. Allora, il punto di partenza è questo, dobbiamo raddrizzare questa staffa qui in modo che questo pezzo qui della calandra si vada ad avvicinare a questo pezzo qui della calandra. Guarda che bello, raddrizzando questa staffa qui il tutto si è avvicinato, quindi ora possiamo iniziare a riparare. Prima cosa svaso, svasiamo tutto lungo la crepa. Trapanino, andiamo a forare lungo la crepa. Fatti i buchi, prendiamo la P150 e carteggiamo tutto intorno. Vi ricordate la riparazione che feci sulla Mercedes-Benz? Che cosa manca qua? Abbiamo detto che la plastica non è saldabile, quindi per attaccare questo a questo il foro e lo svaso non basta. Noi praticamente dobbiamo andare ad incollare questo foro qui con questo foro qua. Ma noi quando appoggiamo la plastica bicomponente e poi la andiamo a carteggiare, rimane soltanto nel foro. Noi dobbiamo unire fra di loro tutti questi fori qua, quindi riprendiamo lo svasatore e andiamo a unire questi fori qua con lo svasatore. Fatto anche questo, ora arriva la parte un po' più facile. Repplast Primer. Poi andiamo a riempire il tutto con Repplast Repair, plastica bicomponente. Con l'asciutta direi di partire con il dito, diamo una bella smerigliata e portiamo in pari la plastica bicomponente. Poi andiamo a finire con P150, 240 e 400. Thank you.
Come lo vedi, Nando? Siamo pronti per la verniciatura? Io direi di sì, dai, dai. Va bene, mettiamo due pezzi di carta e poi la verniciamo. Repaplast Primer. Prossimo step, Repaplast Structure Coat. Questo qui è un goffratino, quindi diamo una mano molto molto leggera. Colore di finitura Inotech Gloss Black 5005. Direi che abbiamo fatto, il cliente ha risparmiato 700 euro. È una bella comodità, essere onesti, per quello siamo pieni di privati. Noi non essendo convenzionati, facendo 60 macchine a settimana, quasi tutti privati, il segreto è quello per riempire un'officina, essere onesti. Certo, se vuoi cercare il pelo nell'uovo, qua due puntini ci sono, vedi, c'è un puntino qua, un puntino qui, però dai, tutto sommato va bene, mi piace, non è brutto, non è venuto male. Siamo stati bravi, siamo stati più che altro fortunati. Io sì, voi non lo so, però è molto probabile che se vi ci mettete lì a provare anche voi ci riuscite, anche voi sì. Per quanto riguarda Inotech ti garantisce questa riparazione qui. Questo non crepa.